Nessun allarme coronavirus per l'operaio Sebel, respinto la scorsa settimana all'ingresso in fabbrica da Tessa, in quanto risultato febbricitante al termoscanner. Eseguito nel giro di poche ore, il tampone dell'uomo ha dato esito negativo. A riferirlo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, con una nota alla stampa. L'uomo è tornato a casa in autobus a debita distanza dal conducente, con lo stato febbrile nel frattempo cessato. Il caso era stato segnalato dalla FIOM Abruzzo, che accusa la Regione di retroguardia. C'è una falla nel protocollo di sicurezza, siglato anche dai sindacati, ipotizza la Regione, che annuncia un nuovo confronto tra le parti, azienda inclusa. Ma il protocollo in azienda ha funzionato, non consentendo l'accesso in fabbrica all'operaio con temperatura oltre i 37,5 gradi. Il commento della UILM con il coordinatore Nicola Manzi. La situazione che la settimana scorsa ha visto coinvolto un lavoratore metalmeccanico trovato con 38 di febbre davanti ai cancelli e rimandato a casa deve farci riflettere. Deve far riflettere non solo i lavoratori, ma anche i nostri cittadini. In caso di sintomi riconducibili al coronavirus, tra cui febbre, bisogna stare a casa. Bisogna evitare di mettere a rischio la propria salute, quella dei nostri cari e soprattutto di tutta la cittadinanza, perché questa è una guerra che dobbiamo vincere sconfiggendo il coronavirus, ma evitando quanto più possibile rischi di contagio, seguendo tutte le istruzioni previste dal protocollo e soprattutto dal DPCM. La nostra salute non è un bene qualunque. La dobbiamo salvaguardare e tutelare sempre, in azienda e anche fuori.